Sì, stavamo commentando insomma le tantissime occasioni create, 14 tiri ci riferiscono, inclusi i tre pali di Holm, Scamacca e Lukman, tante altre occasioni, c'è più soddisfazione perché è un risultato insomma positivo su un campo difficile o più delusione in vista del ritorno di Bergamo? Potevate magari incanalare meglio la qualificazione? Sì, indubbiamente per come è andata la partita sì, per il numero di occasioni anche, quelle soprattutto anche abbastanza clamorose coi pali, però il risultato è comunque positivo, ci giocheremo la qualificazione in casa, dobbiamo guardare insomma le cose positive che sono state parecchie, abbiamo la possibilità di giocarla in casa, lo faremo nel modo migliore. Una delle notizie più positive riguarda Scamacca, visto che ieri si era dilungato insomma sull'attaccante della nazionale, che questa sera ha ritrovato il sorriso e si è tolto un po' di pressione dalle spalle probabilmente, no? Con questo gol e soprattutto con questa prestazione. Sì, ha giocato libero mentalmente, ha fatto le sue giocate, poteva fare anche, è stato anche sfortunato su una parata del portiere, abbiamo avuto un'altra palla rubata che con Ederson che insomma potevamo fare gol, però si è mosso, ha giocato bene, ha giocato per la squadra con è così, se lui gioca così non ci sono problemi, i numeri li ha, qui ha fatto un gran gol. L'importante è che lui sorrida, che abbia un bello spirito, partiamo di lì e andrà bene. È molto sorridente, l'abbiamo intervistato anche poco fa, tra poco ascolteremo le sue parole. Prima di lasciarla allo studio, volevo chiedere se anche in generale, insomma, come squadra vi siete tolti un po' di pressione voi, visto che arrivavate da due sconfitte in vista di Torino. Guarda, noi abbiamo fatto un punto col Milan, un po' fortunato indubbiamente, ma un grande punto, venivamo da una serie di vittorie di due mesi. Abbiamo perso con l'Inter, ci stava, anche se il risultato è un po' dilatato per quello che è stata la partita. La delusione è stata col Bologna, perché col Bologna abbiamo fatto una buona partita, soprattutto il primo tempo, ma non solo, e aver perso ci è dispiaciuto molto, però questa è una squadra che reagisce. Poi l'ho detto tante volte, noi abbiamo la fortuna di giocare spesso, anche un po' troppo, però quindi quando vinci è vero che non assapori abbastanza la vittoria, però quando perdi ti puoi rifare subito, e questa sera abbiamo fatto una buona partita. Indubbiamente c'è stata una bella reazione, una buona qualità di gioco, peccato non aver vinto, però siamo dentro. Gasperini vi ascolta. Marinozzi. Buonasera Gasperini e complimenti, perché oltre ad aver creato tanto avete concesso pochissimo a scuola forte come lo Sporting. Aumenta il rammarico visto il gol subito, glielo facciamo rivedere perché c'è una serie di situazioni che vorrei commentare con lei. Sei stati bravi già nella loro prima impostazione, che cambiava spesso, intanto Quades andava via 4+2 in questa giocata, a accoppiarvi bene anche con le scalate. Qui però, adesso vedrà le immagini, sono tre giocatori dell'Atalanta, Holm, Jim City e Miranchuk, che si concentrano più sul pallone che sull'avversario Trincao. Poi De Ron fa una scelta che poi lei ci può aiutare a spiegare. Perché lascia Trincao e torna sul suo uomo Morita, liberando quello spazio centrale, poi sviluppa la giocata con il gol dello Sporting. È stato forse l'unico errore della vostra partita. Sì, anche se figlio di tante cose, insomma, perché comunque era rimediabile in tanti momenti. È anche vero che gli abbiamo messo quella pressione che li ha costretti spesso a sbagliare, e sì, mi pare che anche il nostro gol nasca poi invece da una pressione positiva. Altre situazioni molto pericolose che abbiamo creato uguale, qui siamo andati un po' fuori, perché quando poi vai così non devono avere il tempo di giocare, altrimenti diventa pericoloso. Ma nonostante questo, anche il buco che abbiamo preso era rimediabile. Siamo stati un po' lenti, perché lì siamo ancora molto distanti dalla porta, di lì a prendere gol. Sicuramente abbiamo fatto errore. De Grandis, qual è, Giampiero, il dato che emerge di più da questa partita? Ti do due opzioni. La forza della rosa, perché oggi hai giocato con tante alternative, Scamacca fa gol, si muove bene Lukman, quando entra De Ketelaere fa differenza, in difesa sono saldi anche le alternative. Oppure la personalità, che è quella che a me ha stupito, cioè vai in casa della prima in classifica del Portogallo, tutto sommato un pareggio potrebbe anche essere un risultato prezioso, e gli ultimi minuti praticamente l'Atalanta attaccava e loro si difendevano, cioè mi sembra una presa di coscienza pazzesca.
Oltre, ti rendi conto in campo, ci sono delle partite, non so, come col Milan, che gli ultimi minuti non passano mai, che devi difendere, devi stringere i denti, lì hai poche chance se non cercare di portare il punto a casa, e delle partite invece che ti rendi conto che l'avversario o è in difficoltà o tu stai particolarmente bene, e lì devi cercare di vincere, quello che abbiamo cercato di fare fino alla fine, e questo è sicuramente un aspetto di maturità, anche di personalità, ma io ho un nucleo di giocatori che sotto questo aspetto hanno sicuramente la sicurezza e personalità giusta, e poi c'è un gruppo di ragazzi in attacco, un po' sulle fasce così, dove impareranno dai più grandi e raggiungeranno anche loro questo tipo di crescita, e se riusciamo a farlo tutti insieme, soprattutto in attacco come è successo stasera, è chiaro che lì che fai poi la differenza, diventi qualitativamente più bravo e puoi andare a vincere anche le partite. Gasperini, come diciamo spesso, è impressionante il numero di giocatori che sono stati valorizzati dal suo lavoro in tutti questi anni. Io voglio rivedere insieme a lei la giocata di Lookman, prima di salutarla, perché davvero il palo che colpisce e la genialità di fare quel tunnel, di muoversi sull'avversario. Gasperini, mi dica lei di questo ragazzo, delle potenzialità di questo ragazzo. Questo, vabbè, le potenzialità le vedete, le qualità, la velocità la teniamo, però questo non giocava offensivo, questo giocava, faceva 6-7 gol all'anno di media, e giocava molto più sulla fascia, era molto più un esterno se vogliamo, con non grande confidenza con la porta. Adesso è diventato un giocatore che se entra in gioco negli ultimi 20 metri è sempre in grado di creare pericolo, perché è rapido, è veloce, calcia benissimo, è anche forte di testa, è tempista di testa. Ha fatto una prodezza alla Muriel stasera. Sì, lì nel tunnel. Io quello che ogni tanto sprono lui è diventare un giocatore anche più completo, perché ha le capacità fisiche per poterlo essere. A volte lui si accontenta di... si nasconde un po', poi entra in gioco e fa delle grandi giocate, ma lui può essere anche un giocatore più di riferimento ancora per la squadra. Credo che quest'anno lo stia facendo molto di più rispetto all'anno scorso, stia entrando un po' da una parte, questo è un po' quello che cerchiamo di fare, però è chiaro che lì vicino all'area è un pericolo.